Hai camminato nello sporco? Hai anche tu delle scarpe da ginnastica bianche? Le scarpe da ginnastica bianche sono di moda da un po' di tempo e devo dire che anche a me piacciono queste scarpe e sono felice che sia finalmente tornata la primavera e che possa indossarle senza preoccuparmi che si sporchino. Forse ricordi il giorno in cui hai dato la tua vita a Gesù e hai sentito e sperimentato personalmente ciò che dice la Bibbia. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Isaia 1:18. Ti ricordi? È stata una sensazione meravigliosa, vero? Una sensazione che potresti aver provato magari molto tempo fa. Col passare del tempo, anche nella tua vita potrebbe essere arrivato l'inverno e i tuoi piedi potrebbero aver camminato su un bel po' di sporcizia. E quella sporcizia sembra essersi attaccata alle tue belle scarpe, che un tempo erano così bianche. Spesso, e voglio dire realmente le cose come stanno, il diavolo ci seduce e ci fa credere che non riusciamo a liberarci di tutto lo sporco che abbiamo accumulato. Perché avremmo dovuto saperlo: se camminiamo nello sporco con le scarpe bianche è colpa nostra. Ma l'amore perfetto di Gesù parla un'altra lingua. Gesù si mette in ginocchio per lavare persino i piedi ai suoi discepoli, che certamente non erano perfetti, lo sappiamo. Stai attento. La menzogna vuole convincerti che la sporcizia che hai fatto entrare nella tua vita ha rovinato il tuo rapporto con Gesù, ma la verità parla un linguaggio differente. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. 1 Giovanni 4:15. Sì, chi è lavato completamente non ha bisogno che di aver lavati i piedi, è tutto quanto puro e voi siete puri, ma non tutti. Giovanni 13:10. Se hai dato la tua vita a Gesù, allora sei già stato lavato. Lo sporco che hai accumulato non può rovinare il tuo rapporto con Dio. L'importante è che tu, oggi stesso, porti la tua sporcizia a Lui, proprio come se gettassi le tue scarpe da ginnastica bianche in lavatrice una volta ogni tanto. Non devi ricominciare da zero, ma solo farti lavare di nuovo i piedi. Grazie di esistere, Deborah.